terremoto? È stata fatta una prima verifica dall'ingegnere tecnico del provveditorato regionale, che si è recato immediatamente sul posto, a seguire l'ingegnere del comune, della divisione Terza, ufficio Terzo del comune di Pozzuoli. Hanno riscontrato che vi erano delle lesioni e che i pavimenti erano colmi di calcinacci, tutte le suppellettili, molte suppellettili erano cadute, e hanno ritenuto che nella situazione che si era creata le persone detenute non potevano ritornare sui piani. C'è da dire anche che già alla prima scossa, secondo il piano di evacuazione che era stato stabilito ed erano state fatte anche le esercitazioni, le detenute erano state finite nel punto di raccolta dove sono rimaste per la notte. Un altro elemento è stato quello che sono arrivate spontaneamente le 60 unità di polizia che hanno dato una mano a me e al comandante di persona. Abbiamo coordinato queste operazioni e hanno fornito tutto il sostegno necessario per in quel momento per lo smarrimento delle persone ospiti della struttura.